Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video. Vi avverto subito, avevo fatto un intro lunghissimo, durava tipo 4 minuti, l'ho cancellata e la sto rifacendo. Era un intro dove spiegavo il perché voglio portare Pokémon e era tipo un intro per allontanare gli haters dal video e dal commentare il video. Ma fondamentalmente gli haters esistono lo stesso, gli haters non capiscono un cazzo e gli haters sono delle teste di cazzo. Di conseguenza non me ne frega niente di fare un intro contro di loro e vi lascio subito al video. Pokémon Platino, vi lancio una sfida, 3000 like entro mezzanotte e domenica ritorna subito Pokémon Platino. Pam! E poi settimana prossima nuovo episodio. Ah, e non so come editerò il video, quindi scusatemi se l'editing è strano, però il primo video comunque sia ci tenevo a farlo di prova. Poi comunque piano piano ci miglioreremo insieme grazie ai commenti. Commentate anche il video e vi avviso subito se la serie piace, quindi magari tanti mi piace, vedo la gente la guarda volentieri, commenta, vi divertita dalla serie, porterò anche un'altra serie all'unisono, quindi una volta questa e sempre la settimana un altro episodio di Pokémon Nero o Bianco. Non ho portato Diamante e Perla perché non mi piacevano i Pokémon che c'erano e vederli proprio, mentre in questo mi piacevano di più. Adesso però vi lascio vedere davvero. Nel frattempo là dietro si diverte a starnutire. È la tua prima avventura questa? In realtà no, diciamo che ho più anni di te fra poco. Ragazzi, saltiamo la intro perché la conosciamo tutti, per favore, lo odio. Allora, dammi un po', sei un maschio e una femmina? Bella domanda. Ci chiameremo, ragazzi, il classico, Sbucci. Chiami Sbucci, giusto? Sì, ok. E così tu sei Sbucci ancora e basta. Comunque ha detto ogni volta il professor Rock in ogni Pokémon fa sempre più cagare. Dal professor Rock della prima generazione a questo c'è proprio un divario incredibile. E lo chiamiamo Haters. Hater, non Haters, perché Haters? Penso sia un nome. Ah, non ho guardato altre serie di Pokémon su YouTube mondo, quindi non so se il rivale, cioè se è già stato un rivale, si chiama Hater. In caso mi scuso se c'è stato già uno che ha chiamato Hater il suo rivale. Questa scena l'avrò vista penso 50 volte. Ogni Pokémon inizia più o meno alla stessa maniera con lui che guarda la televisione, come nel cartone animato. Fammi indovinare, sale mia mamma adesso. Oh, ah no, è il rivale, scusa. Hater, eccoti qui. Tipo, certo sì, professor Ram, bla bla bla, significa Pokémon, quindi scommetto, bla bla, ok. Ehi, è nuovo il PC, ma fatti i cazzi tuoi. Ma esci da camera mia, ma che ci fa ancora qui? Ma vai via. Fammi indovinare, adesso sale mia mamma. No, ah no, è già giù, scusa, è vero. Mi rompe i coglioni anche qua, incredibile. Mamma, sei ovunque. Come mio sto guardando 100 vetrine come minimo. Mamma, come mi ha rotto. L'hai presa le chiavi di casa? Sì, l'hai presa il portafoglio? Sì, i documenti? Sì, mamma, la terra è il cazzo. Volete di bene alle vostre madri? Non fate come me. Boom! Bene, grazie. Hater, che succede? Ma in questo gioco anche sembra quasi amichevole, negli altri invece era più stronzo. Ah, se a volte vedete il tempo andare velocissimo, è perché c'è un'opzione che vi permette con tab di far andare tipo il gioco al 1000% di velocità. Detto un numero a caso completamente. Semplicemente corro nelle parti morte. Invece di tagliarle con l'editing, corro e basta, così almeno sono più corte anche da tagliare e la registrazione pesa un po' meno. Almeno un favore fatemelo. E poi prendo la mia borsa e la mia agenda. Ehi Sbucci, ti aspetto giù in strada, se tardi ancora. Ragazzi, è sospetto, io controllo il suo. Secondo me sta guardando i porno. Ok, se avete usato uno, tipo spammo F1 loaded. Guardate. E per chi usa l'emulatore, ragazzi, sa benissimo che ora io vi posso promettere di non farle, o potete non credermi. In pratica, se io volendo vado davanti a un Mewtwo con una Pokéball e inizio a fare tiro Pokéball, non lo catturo, F1. Vado avanti, Mewtwo, tiro Pokéball, non lo prendo, F1, torno qua. E continuo volendo quanto voglio finché non prendo un Mewtwo con una Pokéball. Però io non lo dovrei fare, ma almeno spero di essere così gentile con voi da non farlo e dirvelo. Ma adesso andiamo dal tizio, ma basta, devi essere più veloce. Andiamo al laboratorio del professor Rowan. Cosa dice? Non bisogna andare nell'erba? Dice che se ne devono preoccupare, secondo me tipo lo mangiano. Vedi, il professor Rowan... Vedi, vecchiettino, ne sa tanto. Dai professore, andarci sti cazzo di Pokémon, andiamo subito a combattere. Ma è stato gentilissimo, è stato. Il professore ha detto ragazzi responsabili e il mio hater ha detto a lui che non è un'idea mia, quindi darmi un Pokémon a me. Ah così, però lui fa il paraculo in pratica. Ad ogni modo, se non cerchiate più di mettere nei guai così, beh allora, nei guai ci metteremo sicuro. Chi è lei? Ma chi sei? Sì, ma dammi sti Pokémon, professore. Caccia la Pokémon. Sto andando con 1000 frame al secondo e ancora non sono arrivato ai Pokémon. Guarda, queste sono delle Pokéball. Non so cosa sono le Pokéball, tranquillo. Ora scegli quale Pokémon vuoi. No. A me piace questa tantissimo. E non mi piace per niente. Io voglio la scimmia. Chimichar, esatto. Che diventa Infernape a livello massimo. Ragazzi, sempre Pokémon di fuoco voglio. E ti ho sempre voluto dirlo. Al momento di finalmente arrivato, Sbucci, ti sfida una lotta. Non succede mai questa scena. Siamo Chimichar contro il Pinguino. Allora, Graffi, Fulmisguardo. Penso solo a Fulmisguardo. In 9 generazioni di Pokémon non ha mai fatto un cazzo. Magari stavolta fa qualcosa.
graffio. Ci metto 70 anni, ci metto. Ma poi il regista deve fare un pinguino, me lo spiegate? Cioè, possiamo. Ma la smetti di incitarlo ogni volta che sta a 60 anni a fare questa sfida? Guardate, guardate, vedete come è skippato, vedete? Come è veloce. Vedete, se pigio, vedete, finisce dopo lo scontro. Almeno, ragazzi, si fa veloce, che sennò ci sto qui tutta la vita. Oh, ma. Ma forse devo perdere per forza. Anche che non è che potessi fare molto. E ora voi nei commenti mi flammerete perché devo usare full mi sguardo. Avrei vinto la partita. Pardon. Andiamo adesso. Possiamo andarcene via dai coglioni. Ancora. Cioè, perché lui adesso mi segue? Lui è un cattivo sicuro. Di sicuro, di sicuro. Eccoli. I primi scontri poi. Bidoof. Cioè, lo sapevo senza averci mai giocato. Perché? In che modo potevo saperlo? Chimichar, ti tocca lottare e basta perché non possiamo fare altro. Quindi Chimichar usa graffio e one shotta Bidoof. Manco per il cazzo. Bidoof usa azione. Te vedremo anche da Bidoof adesso. Ci mancherebbe solo questo. Bidoof usa azione. Oh, ma levavo. Minchia, ma levavo 6 HP. Ma levavo. Su 20 e mi apò. Altri due Bidoof e sono secco io praticamente. Andiamo qua. Adesso andiamo nella. Un po' bruttissimo lui. Mamma mia. One shottalo, ti prego. Chimichar, per favore. Ecco, ci accumula energia, mi dà uno schiaffo, ora mi sdraia per una settimana. Chimichar, sai che non devi prendere quel colpo, vero? Selvatico, libera, eccoci. Ma quanto non mi fa? One shot out. Chimichar, sei un bidone. Cioè, sono rimasto senza soldi. Mamma, sbuccio di nuovo a casa. Sembra che mi fate niente interessanti fuori. Minchia, vanno cazzottato, mamma. Fate... Adesso, lì, minchia, li ha con faccia, che Pokémon di merda. Vieni, Bidoof, vieni, vieni. Chimichar, usa graffio. Bido, vieni, va, sta veloce, vai, vai, ora non ho perso più vita, vieni, vieni. Liberato energia adesso, energia di sto cazzo, te? Chi sei? Oh, vieni, vieni, non c'è problemi. Ah, graffio, vieni, vieni. Pazzeri, eccoci. Se mi riwanshotta mi incazzo, ragazzi, perché non se ne può più. Chimichar, considera che se ti one shotta e chiudo la serie. Se ti one shotta chiudo la serie, basta, deciso. Non devi essere one shottato. Ragazzi, stavo scherzando su chiudere la serie, ma... Va bene. Forse devo usare. Forse hanno reso full mi sguardo utile. Boh. Adesso con questo bid. Non è. Oh, bellino. Lui è figo. Lui è figo. Tanto mi sembra che si evolva. Non so il nome. Nell'evoluzione tipo del merlo col cappello. Giusto. Scrivetemi nei commenti se ho ragione. Se lo so, sono un eroe. Perché non ho mai visto sti Pokémon io. Graffio, graff. Minchia, ma ha tolto già 3 vite. Fai level up, ti prego. Chimichar, ti prego. Ok. Cosa impari? Dimmi, impari Brashear o di sì. Ah, in faccia a che Pokémon di merda. No, eh. Basta non trovare la coccinella, l'ho già detto. Se la trova l'ultima mi arrabbio, ragazzi. Che poi basterebbe scappare. No, altro Bidoof. Easy allora, dai. Easy col Bidoof. Bidoof anche meno. Grazie. Eccoci. Lei la cazzo praticamente. Vieni con me. Il professore sta aspettando. Andiamo, andiamo. Questo è... Minchia, ha fatto tanta strada. Pum. Ogni volta c'è lui che fa pum. Beh, vuoi dargli un soprannome? Sì. Nino. Ottieni il Pokédex. Il Pokédex è uno strumento molto moderno. Giusto, naturalmente. Sì, so cos'è un Pokédex. Grazie. Ma lei ci sta provando a me spudoratamente. Ma tantissimo. Tipo, cioè, lei mi vuole bombare. Io e te siamo la stessa barca. Però ho iniziato anche un po' di vantaggio. Spero che tanto ti cacco in faccia lo stesso. E professore, però, mi dai le Pokéball? Ora vai. Se ne vai i primi passi. Sì, ma senza po'. Fra, se non mi dai le Pokéball. Io ti rubo il computer. Non mi devi far da guida, mi devi dare le Pokéball. A me non me ne frega niente della guida. Ecco. Questo è il centro medico per Pokémon. Oh oh oh. Questo è il mercatino dell'usato. Oh oh, anche questo non lo sapevo. Poi, ora posso farmi i cazzacci miei. Però io, sinceramente, volevo delle Pokéball in tutto questo, giusto? Come posso esserti utile? Pokéball 14. Dammi 13 Pokéball, grazie. Oh, finalmente ho delle Pokéball. Ancora non catturerò nessun Pokémon perché tanto, ragazzi, sapevo sicuramente di più forti. Quindi non c'è nessun problema. Ecco, Bidoof, mi hai rotto il cazzo. Ho trovato più Bidoof in questi 7 minuti di tutta la mia vita. Oh oh oh. Impara Brashear? Oh, ho visto. Bush, ma perché se ne muoiono tutte le mosse e imparano i Pokémon sono giocato? Perché in tutti i Pokémon, ragazzi, anche nella vecchia generazione, imparano esattamente le stesse identiche mosse. Early game, intendo, poi late game. Boh. No, il tuo hater non c'è, è scappato perché è un pezzo di merda. Si è messo a urlare così carino e conosce. Volevo almeno sapere questo, ma non si preoccupi, riporterà Sbush. Ma bah, quante cose devo fare il Pokédex? La tizia mi vuole bombare. Devo portare a casa Aether. Mi ha dato un pacco. Portalo a Aether, per favore. Insomma, devo portare, insomma, anche un facchino sono diventato. Beh, io ancora non lo catturo, ragazzi. Tanto lo trovo nell'erba dopo. Lo trovo a livello più alto, quindi non ha senso buttare via una Pokéball così, visto che non ho comunque poche. E siamo al percorso. Ma basta, ma basta. Lo so come si cattura un Pokémon. Oh,
Vai Turtwig. Perché il suo Turtwig è più basso del mio? Modestamente io Sbuccio ho iniziato prima. Sono un po' in vantaggio. Livello più basso del mio. Ok Sbuccio, cominciare, ti darò 5 Pokéball. Grazie, ne ho già comprati 14, può darmene 5. Non trovo più Pokémon ora. Questo è un allenatore? Oh, il mio primo allenatore. I nostri sguardi sono incrociati, dobbiamo lottare. Classica, logica, imperscrutabile. Bracere. Io ti brucio. Non gli ho fatto niente. Graffio. Gli ho fatto molto di più. Allora, dovrò un po' sografia e vaffanculo. Ho fatto level up, livello 8. Ho ricevuto 80 soldi. Bravo. Probabilmente mi caca addosso. Vediamo un po'. Bracere. Azione, bracere. Ok, ho vinto io. Mi do ancora la musichina. E ora non sto sentendo perché non ho le cuffie. Fa. Dun 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 dun. Voglio risentirla. È sempre la stessa, ragazzi. Inconfondibile. Bellissima. Oh, bellino questo, lo voglio. Così, io ci attacco di divinino. Bene, lotta, graffio. Ok, ancora. Ho fatto critico, ragazzi. Pardon, non volevo. Burmi. Poi è un bruttissimo. Sembra tipo di tipo erba. Sembra. Gli do fuoco per sicurezza. Mi pare che sia, diciamo, abbastanza efficace, sì. Tra l'altro, voi non lo sapete, ma i vecchi Pokémon, per me questa innovazione della fiammetta è un'innovazione incredibile. Oh, ti ho trovato. Guarda, ti uccido solo per vendetta. Vieni qua, vieni qua. Bracere, bam. Ti one shot solo per vendicarmi. Provocami questo, coccina di merda. Per favore, Lucinda, posso cambiarti perché è un nome di merda, non mi piace. Oh, ho trovato Aether forse, ragazzi. Vieni qui, Aether. Eccoti qui. Ciao. In fondo è come una sorella, evitare le sue preziose istruiscono. Da sbusci. Porta qui. E ti devo dare un pacco, ti devo dare. Che cos'è? Wow, una mappa della città. Perché ce ne sono due? Mi piace, ma due non mi serve proprio. Tieni. Ah, non è che ci è arrivato. Guarda, tieni. È tua la seconda. No, non c'è proprio arrivata. Proprio stupido. Perché femmina? Ti volevo maschio io. No, no, ti one shot. No, no, non mi piace niente. Ti voglio maschio io. Finché non lo prendo maschio, rimango qui. Trovavo maschio. Ok, ok, gli ho levato tantissimo. Bene, bene, bene. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, quindi, borsa. Pokeball. Pokeball. Usiamo la Pokéball. Tan tan tan. Tutu. Tutu. Tu. Ting. Bene. Grazie per aver preso sto Shinx e dammi tutti i suoi dati, grazie. Ti devi lottare con me? Vai. Vediamo un po' che Pokémon ha lui. Tan 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 tan. A Starly. Quindi proviamo a vedere se a Starly adesso Bracere lo one shotta. E graffio. Cazzo, attacco rapido, fra. Ti ho ucciso il Pokémon, mi dispiace. Non è facile vincere se non si hanno un po' di Pokémon fra cui scegliere. Io ne ho uno e mezzo. Vabbè. Ok, adesso ho il Pokémon lì sotto. Per rendere il tuo Pokémon ancora più versatile puoi aggiungere dei software. In pratica è l'orario. Sono le 6:21 di mattina, infatti è vero. Questa è la mia squadra. Non so cosa sono, scrivetemi nei commenti. La calcolatrice. Facciamo i Pokémon per ora. Attenzione, ehi Sbuccio, dirmi che ora sei più forte. Bisogna chiedere, sfidiamoci per la prima volta contro il nostro rivale, contro l'Haters. Ah, usi quel Pokémon? Io te lo brucio. Usi Ruggito? Fammi indovinare. Fammi indovinare, te lo brucerò ancora. Ma poi ogni volta devi incitare il Pokémon, una cosa tristissima. Ti è morto il piccione. Pardon. Vieni, tira fuori Piplup. No, no, no. Che cambio Pokémon? No, no, vieni, vieni. Non ce ne frega niente. Al 9. Forse con Graffio. Non prende danno, ragazzi, per il Piplup, è una cosa allucinante. Ad esempio, un combattimento del genere, ragazzi, posso tranquillamente fare tab e poi spammare di A, perché è un combattimento molto lento. La cosa delle bracere fa così poco danno? No, non ne fa così poco. Oh, ho vinto. Oh, hai perso? Qualcuno ha perso, non vuoi dire niente. Vuoi dire che ho perso? Beh, no, sembra una questa l'ultima volta che perdi. Non sei più in gamba del mondo, lo sai, ce la farò. Prima di tutto dovrò mettermi la promo con la palestra di Mineropoli. Mi ha proprio sfida, vedrai. Quindi suppone che Minneapolis sia di là, no? Quella vuole lui. E comunque, Nini, sulle note di questa canzone che suonava Gigi D'Alessio. Ok, forse era il team Nintendo. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento, una condivisione, sperando di portare per serie un'altra volta se trovo l'approvazione anche vostra. Condividete il video, commentatelo e iscrivetevi al canale e passate dai miei social che sono qua sotto in descrizione. Ci vediamo comunque al prossimo video. Per questo video è tutto. Ciao Nini!